Salve a tutti e ben ritrovati su Mobile Advisor. Dopo diversi giorni di test, sono finalmente pronto a dirvi la mia su Xiaomi Mi A3. Il design di questo smartphone è simile a quello di tanti altri. Classico frontale con noccia a goccia e mento più o meno pronunciato. Frame laterale in metallo e retro in vetro, stondato ai bordi. Molto buone le sensazioni che restituisce Mi A3 al tatto, grazie ad un'ottima qualità costruttiva e i materiali adottati, esclusivamente vetro e metallo, niente plastica dunque. Allo stesso modo è decisamente buona l'ergonomia, per via delle dimensioni che reputo ideali. Questo Xiaomi sta bene in mano e con il solo pollice riusciamo a coprire quasi l'intera area del display, comunque abbastanza grande da permetterci di godere appieno di contenuti multimediali e non solo. Nella parte anteriore, oltre al display, troviamo fotocamera frontale, sensori di luminosità e prossimità e una lunga griglia a protezione della capsula auricolare. In basso, fuori per altoparlante e microfono e porta USB di tipo C. A destra, tasto di accensione e spegnimento e bilanciere del volume. In alto, secondo microfono, ingresso jack e dimettitore infrarossi. A sinistra, carrellino ibrido che permette di inserire o due nano SIM, una nano SIM e una micro SD per espandere la memoria. E infine, sul retro, modulo fotografico e flash LED. Il display, un AMOLED HD Plus da 6 pollici, è senza alcun dubbio il punto debole di questo smartphone, e non perché sia un cattivo pannello o perché la definizione risulti davvero insufficiente, ma perché questo è uno smartphone che interessa principalmente agli appassionati, e questi ultimi, me compreso, vogliono un display Full HD Plus su un prodotto di questo tipo. Mettendo da parte i pregiudizi, vi racconto la mia esperienza con questo pannello. Colori, contrasti e angoli di visione sono davvero ottimi, tant'è che durante la riproduzione di contenuti multimediali mi sono spesso dimenticato della risoluzione soltanto HD+, e ho apprezzato le buone qualità del pannello. Durante l'uso generico invece la risoluzione HD+, su matrice Pentile tra l'altro, si nota è come se siete abituati a schermi Full HD+ o superiori, soprattutto guardando i bordi di lettere e icone, anche se a dirla tutta si riesce a leggere per diverso tempo senza affaticare troppo la vista. Altro difetto di questo pannello riguarda la luminosità massima non troppo elevata, che definirei soltanto sufficiente per la lettura di contenuti sotto il sole diretto. Per darvi un metro di paragone, vi dico che lo schermo di questo smartphone mi è piaciuto più di quello del Moto G7 Power recensito settimana scorsa. In generale, lo reputo più che sufficiente per ogni contesto di utilizzo, ma al contempo ve lo sconsiglio se siete abituati a risoluzioni superiori. Il sensore di impronte di tipo ottico è situato sotto il display e permette di sbloccare lo smartphone abbastanza rapidamente in più o meno tutti i contesti. Ogni tanto, se non si centra bene il dito, può capitare di sbloccare al secondo tentativo, ma nel complesso reputo l'esperienza di sblocco molto buona. Detto ciò, faccio una considerazione, che non sono di certo il primo a fare. Il voler implementare un sensore di impronte sotto il display ha costretto Xiaomi ad utilizzare un pannello AMOLED, notoriamente più costoso di un classico IPS. Quindi, molto probabilmente, è stato preferito un pannello AMOLED HD Plus e non Full HD Plus per contenere un pochino i costi, scelta che non condivido. Personalmente, preferisco lo sblocco tramite impronta nella parte frontale rispetto a quella sul retro, ma se questo significa rinunciare ad un'ottima definizione dello schermo, allora no. Avrei preferito per questo Mi A3 un sensore fisico sul retro e un buon pannello IPS Full HD Plus. Il cuore di Xiaomi Mi A3 è costituito dal sistema on chip Snapdragon 665, coadiuvato da 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria di archiviazione di tipo UFS 2.1, espandibili tramite microSD rinunciando alla seconda SIM. Nell'uso quotidiano Mi A3 si comporta molto bene, svolge qualsiasi operazione senza difficoltà, non scalda, è affidabile ed è molto costante. Tuttavia, considerando che la memoria di archiviazione è di tipo UFS, mi sarei aspettato maggiore velocità nell'apertura delle varie applicazioni, ma sia ben chiaro che non sto dicendo che è lento.
Asphalt 9 non gira molto bene su questo smartphone, nonostante i dettagli grafici non siano al massimo. Ma la colpa è da imputare quasi sicuramente a una scarsa ottimizzazione del gioco per questo dispositivo, e non a una potenza insufficiente. Non ho provato altri giochi su questo Mi A3, ma avendo dato un'occhiata a diversi gameplay su YouTube, vi assicuro che altri giochi pesanti come PUBG Mobile, Shadowgun Legend, eccetera, girano bene. Non come sui top gamma ovviamente, ma non ci sono tutti i lag e cali di frame che invece ho riscontrato su Asphalt 9. Il sensore fotografico principale è un Sony MX586 da 48 megapixel. Non è stabilizzato otticamente e l'apertura del diaframma è pari ad f1.8. La seconda fotocamera è un grandangolo da 8 megapixel, mentre il terzo sensore è da soli 2 megapixel e, diciamolo chiaramente, un po' come tutti i sensori utilizzati esclusivamente per raccogliere dati sulla profondità di campo, sta lì più per marketing che per reale utilità. La fotocamera frontale è da ben 32 megapixel. Il software della fotocamera è identico a quello di ogni altro Xiaomi attualmente in commercio. Le foto in condizioni di luce ottimali, provenienti dal sensore principale, sono davvero di buon livello, grazie a un buon dettaglio e colori naturali, mentre quelle scattate con la fotocamera grandangolare sono sufficienti. Scattando in controluce o con quantità di luce intermedie, diminuisce il dettaglio, ma nel complesso siamo ancora su buoni livelli. Occhi gli scatti serali quando c'è buona illuminazione, mentre in condizioni più difficili la qualità scende notevolmente pur rimanendo sufficiente, almeno scattando con la fotocamera principale. In generale reputo che le foto di Mi A3 siano di buon livello, sicuramente superiore alla media in rapporto al prezzo del terminale, ma devo anche dire di aver provato altri Xiaomi con lo stesso sensore fotografico principale che scattano sensibilmente meglio. Merito probabilmente di un ISP più avanzato, ma anche di una maggiore ottimizzazione software. I video di Mi A3 sono di buon livello, grazie a messa a fuoco veloce, buona gamma dinamica, buon dettaglio e stabilizzazione ok. L'unico difetto che ho riscontrato è l'esposizione un po' ballerina in contesti di luce e ombre, ma non è nulla che non possa essere migliorato via software. A questo punto, se volete osservare più nel dettaglio le foto che ho realizzato con questo Mi A3, vi invito a fare un salto sul mio canale Telegram, dato che ho appena pubblicato gli scatti a piena risoluzione che vi ho mostrato poco fa. In più, vi invito a seguirmi su questa piattaforma di messaggistica per anticipazioni varie sulle attività del canale e per non perdervi maggiori ribassi di prezzo relativi al mondo smartphone. La batteria da 4030 mAh, sommata ad un hardware non molto energivoro, permette di non preoccuparsi dell'autonomia. Nel giorno in cui l'ho stressato di più, il Mi A3 ha chiuso la giornata con ancora il 21% di batteria residua, nonostante lo abbia usato come hotspot per più di 4 ore, e nonostante le 5 ore e mezza di schermo attivo, di cui un'ora di gioco ad Asphalt 9. Insomma, la batteria regge tranquillamente una giornata a stress con una carica, mentre con utilizzo medio si copre un giorno e mezzo, e con utilizzo leggero due giornate piene. Nella confezione di vendita è presente un caricatore da 10 W e una cover in silicone, che tra l'altro protegge anche la porta USB dalla polvere. Il telefono mi è arrivato con Android 9 e patch di sicurezza di agosto, ma dopo qualche giorno si è aggiornato a quelle di settembre, quindi molto bene, sembra che il progetto Android One stia funzionando a dovere. Come tutti gli smartphone Android One, l'interfaccia è praticamente stock, quindi priva di funzioni extra e personalizzazioni, il che può essere un punto a favore o contro a seconda dei punti di vista. Consiglio quindi questo smartphone a chi preferisce le interfacce essenziali e tiene particolarmente gli aggiornamenti delle versioni di Android e delle patch di sicurezza. Buona la ricezione del Wi-Fi, del segnale telefonico e del GPS, davvero preciso quest'ultimo. Così come buona la qualità in chiamata, sia tramite capsula auricolare che in viva voce. Qualità e volume dell'audio in uscita dall'altoparlante o tramite cuffie, sia cablate che Bluetooth, sono nella media.
In merito a connettività e sensori, vi segnalo la presenza di Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5, mentre mi sembra che non ci sia piena compatibilità con il 4G+. Presenti anche accelerometro, giroscopio, bussola radio FM ed emettitore infrarossi, ma manca purtroppo l'NFC. Xiaomi Mi A3 costa circa 200 euro nella variante da 64 GB e circa 20 euro in più in quella da 128. Per queste cifre rappresenta sicuramente una valida alternativa, ma al contempo è un'occasione sprecata se penso che con un display Full HD Plus e l'NFC avrebbe messo d'accordo un po' tutti. Dunque, tenendo bene a mente il compromesso del display HD Plus e la mancanza dell'NFC, consiglio questo Mi A3 a chi cerca un terminale sui 200 euro, che sia maneggevole, che si comporti bene nell'uso quotidiano, con Android Stock, aggiornamenti garantiti per un paio d'anni, ottima autonomia e un buon comparto fotografico. A questo punto non mi resta che chiedervi, cosa ne pensate voi di Xiaomi Mi A3? Ditemi la vostra nei commenti, oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community e un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.